Ciao ragazzi, questo di oggi è il primo di una serie di video relativi alle sfide con gli iscritti al canale. Quindi, oltre ai soliti video, tanto in tanto caricherò anche questo tipo di video. E se volete esserne partecipi, basta inviare la richiesta di amicizia sul gioco per poi contattarmi e metterci d'accordo. Allora, in questa partita andiamo a giocare con un iscritto. E proviamo il mazzo Greninja. Iniziamo di Talonflame, lui di Darkrai. Ok, assieme a Darkrai. Determinazione di Misty. È il mio turno. Froakie, Froakie come si chiama? Energia al Talonflame. Con il Talonflame attacchiamo e aggiungiamo due carte alla mano. È finito. Ok. Come se se ne fosse curato. Cerca due Pokémon base e li mette in panchina. Il Malamar e Psyduck. Ok, il Malamar in panchina. E anche il Psyduck in panchina. Assegna la seconda energia al Darkrai. 70 danni. Noi adesso facciamo così. Energia al Froakie. Caramella rara. Con la caramella rara facciamo evolvere il Froakie in Greninja. Mettiamo un palloncino sul Talonflame. Col compressore lotta buttiamo roba. Col cerca sfide prendiamo Platan. Usiamo il Platan. E con la Level Ball andiamo a prendere Froakie. E lo andiamo a mettere in campo. Poi col Talonflame cerchiamo due carte. Ok. Non pensavo si mettesse questa cosa, altrimenti evitavo. Cioè, mettevo anche il primo palloncino pure all'inizio. Ok, pesca lui 7 carte. Cintura furia lotta questa volta al Malmar. Assegna l'energia a lui. Mi addormenta il Talonflame. Ok, va di Ultra Ball. Prende Golduck evolve, sì. Ok, non attacca. Iniziamo a levargli questo, tanto per poi evolviamo il primo Greninja. Poi abbiamo la caramella rara, quindi andiamo giù di Ultra Ball, di Sub Ball, e andiamo a prendere un bellissimo Greninja. Abbiamo il Greninja,
abbiamo la caramella rara, che adesso usiamo col Froggy in panchina e lo evolviamo. Abbiamo quindi due cringe. Il prossimo turno con la Ultra Ball ne avremo un altro, e direi a sto punto di provare ad attaccargli il Darkrai, oppure ad utilizzare Blitz Aereo. Però no, facciamo così, ritiriamolo, mettiamo dentro il Greninja, Acqualame Giganti, scartiamo l'energia, 60 danni sul Darkrai e va 140. Riprendiamoci la carta in mano e attacchiamo di lame siderale. Giù il Darkrai. Prendiamo le due carte premio. Palloncino esplosivo, energia speciale. Perfetto. Lui ci mette il Malamar. Ok, va di Platan. Ok, lui ci attacca, ce l'addormenta e ci fa i suoi bellissimi quanti danni. Ok, no, va di Ultra Ball. Ok, evolve il Golduck Turbo. ...130 danni e rimane addormentato. Quindi facciamo che l'abilità la usiamo, ovviamente. Ci mettiamo pure un bel palloncino. Facciamo così, allora. Ultra Ball. E via questo. Sì, direi pure via questo. Con la Ultra Ball prendiamo il secondo Greninja Turbo. Per lui. Acqualame Giganti. Scartiamo l'energia. Facciamo i danni al Malmar EX. Assegniamo l'energia a sto coso. Rimischiamo l'energia base. A sto coso. Finito. Rimischiate nel mazzo. Peschiamo 7 carte con la speranza di pescare un'energia. Sì, non ne pescate 4, perfetto. Finito. Ok, lui non si sveglia. Ok, li pesco 4-7 carte. Pesca 7 carte. Assegna energia acqua. Oh, penso lo ritiro forse, no. Vediamo cosa fa. Ok, riprende le energie. Ok, lo ritira. Ah no, se lo cura, giusto. E le ritrasferisce, perfetto. Oso dorme ancora. Ok, attacca, me lo butta giù. Si fa 60 danni.
Ok. Proviamo così. Greninja. Diamogli l'energia. Via di level ball. Iniziamo a prendere un Froakie. Dovevo farlo prima così. Magari riuscivo pure a evolvere, comunque no. Ok. Abilità. Scartiamo l'energia. Facciamo i danni al Malmar. Prendiamo energia e facciamoci questi 20 danni in più. 2, 100, no, non va giù. Va giù al prossimo. Nostro Malmar. Poi lo chiamo Malmar, Malamar. Penso se lo curerà di nuovo. Se gli arriva di nuovo sto coso, si se lo cura di nuovo. Lo trasferisce, permette di ritirarlo. No, se lo cura. Trenta danni. E no, non no, io lo butto giù. Assolutamente, no, io lo butto. Allora facciamo così. Vado di subball. Prendiamo il Frogadier. Il nostro Pokémon attivo, scartiamo l'energia. Prendiamo per la millesima volta a buttarglielo giù. Poi lo ritiriamo. Mettiamo il Talonflame dentro. Di blitz aereo, questa per curare, proviamo. Ma questo turno ho sicuro i danni per l'ennesima volta. Fammi buttare giù il Talonflame. Ok, Darkrai. Oddio, continua ad avere le carte per curarlo. È assurdo. Cioè, non so come comportarmi adesso. Ah, Elisi, ok. Attacca quest'altro Malmar, ok. Ok, il Greninja mi va giù, sì. Però è questa. Quindi mi va giù e mi ritorna in mano. Ok, sì, mi ritorna in mano. Perfetto. Ok.
Frocchia. Leviamoci questo. Io questo glielo butto giù comunque, glielo voglio buttare giù e... l'ho presa sul personale adesso. Oppure se ci riusciamo a buttare questo giù, quanto ha? 170. Blitz aereo. Blitz aereo che andiamo a prendere. Non ho altri che Ninja Turbo, quindi devo giocarmelo con quello solamente. Questa. Superiamo. Ok, prendere energie. Prendere il Darkrai. E la mette nel mazzo. Attacca col Malmar. Ok, 2000 danni qua, continui solo al talco. Ok, pesca lui. Ci mettiamo il Greninja. Che facciamo diventare turbo. Poi evolviamo Frocchie. Così al prossimo turno ne abbiamo un altro di Greninja, questo perché ne ha di mischiare 5 Pokémon. Lugo. Poi lui e lui. Finito. Ok. Adesso con lui che andiamo a fare? Innanzitutto andiamo a scartare un'energia e mettiamo segnalini danno su sto coso. Poi mettiamo su di lui e adesso quanto deve avere? 50 danni. Ok, sì, è andato giù finalmente il Malmar. Fa vedere, l'abbiamo pescato un'acqua. Vediamo cosa fa con il Darkrai, se riesce a segnargli le energie. Lui va di Remoraid, così prova per l'Octillery. Facciamo così, ci leverei quest'altro che se ce levo vinco, quindi andiamo di Acqualame Giganti, scartiamo questa energia, mettiamo 60 su Malmar. Vediamo se non ho l'altro Greninja, perché questo è l'altro Greninja. Quindi evolviamo Squarcianibbia adesso su di lui. Prossimo turno dovremmo vincere se non cura sto coso. Assegno energia. Al mio turno usiamo di nuovo l'abilità Accolame Giganti, scartiamo questa, mettiamo i segnali di danno su qualcosa che se ne va e abbiamo vinto. Bella partita, ma trovata in difficoltà perché ha curato le due volte quel Malamar.
avrei dovuto probabilmente attaccargli prima il Golduck in panchina in modo da non fargli usare l'abilità, oppure perlomeno attaccare con l'attacco del Greninja che non faceva usare l'abilità, quindi bloccavo le abilità di volta in volta, quindi pure l'ho sbagliato, però poi mi è andata bene, sono riuscito a cavarmela per fortuna. Comunque bella partita.